Buongiorno, leggiamo da Efesini capitolo 2 versetto 10. Siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Il programma di Dio per i suoi. Per ciascuno di noi salvati per grazia mediante la fede, come è scritto in Efesini capitolo 2 versetto 8, Dio ha previsto un programma. Le opere buone che Egli stesso ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Le buone opere dei credenti sostituiscono le opere malvagie, come è scritto in Colossesi capitolo 1 versetto 21, le opere delle tenebre, come è scritto in Romani capitolo 13 versetto 12, le opere morte, come è confermato in Ebrei capitolo 6 versetto 1, di quando non conoscevamo il Signore. L'Apostolo Paolo scrive: è Dio che produce in voi il volere e l'agire. Il sangue di Cristo purificherà la nostra coscienza dalle opere morte. Nulla viene da noi, tutto è da Dio. Tuttavia, proprio a noi che abbiamo creduto vengono rivolte queste raccomandazioni: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Galati capitolo 5 versetto 16. E ancora: gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno. Romani capitolo 13 versetti da 12 a 13. E sempre a noi è detto: crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Seconda Pietro capitolo 3 versetto 18. Fino a che tutti giungiamo allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Efesini capitolo 4 versetto 13. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, come scritto in Galati capitolo 6 versetto 10, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Quindi la nuova vita di chi è salvato non è statica, ma solo se mettiamo a disposizione del Signore realizzeremo questa dinamica spirituale, mettendoci da parte vostra ogni impegno. Aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Seconda Pietro, capitolo 1, versetti da 5 a 7. Che il Signore ci benedica.